18. Apparizioni sensibili. Che cos'è un'apparizione? Commento. La vicenda dello spirito nella materia si risolve in definitiva in apparizioni sensibili, che alcuni maestri chiamano forti e deboli. Le apparizioni forti sono costituite da ciò che si può definire realtà fisica, ossia da tutto quello che appare solido e concreto ai sensi, mentre le apparizioni deboli sono costituite dalle forme pensiero e dall'immaginazione propriamente detta. Le apparizioni del mondo fisico sono in un certo senso costanti e presentano sensazioni uniformi e simili, mentre le apparizioni deboli, in quanto non costanti, sono instabili e sottoposte all'azione della volontà. La realtà del mondo dal punto di vista fisico e delle sensazioni è una realtà monotona per lo spirito, in quanto fa succedere agli stessi antecedenti gli stessi conseguenti. Invece la realtà del mondo dal punto di vista delle immagini o del pensiero rappresenta per lo spirito la varietà, a tal punto da fargli percepire l'esistenza di diverse personalità oltre alla sua. Anche tale aspetto della realtà, pur se è prerogativa esclusiva dello spirito, soggiace alla legge d'evoluzione. La realtà di tutte le cose fisiche, degli astri, del mondo vegetale e financo del mondo invisibile non esiste per lo spirito incarnato quando non è percepita. Inoltre, si esaurisce tutta nelle sfuggevoli sensazioni spesso soggettive. Infatti, la consistenza, la forma e il calore di una cosa, di un oggetto, mai sono identiche per tutti gli individui. Ogni singola percezione ne dà un'immagine diversa, simile ma non identica. L'essere umano è un essere la cui esistenza è soggetta alla nascita e alla morte. In altri termini, è un'esistenza che ha un inizio e una fine, per cui la realtà del mondo fisico per lo spirito è assolutamente transitoria. Per questo i maestri affermano che la realtà del mondo fisico è per lo spirito incarnato la somma di certe immagini e di certe sensazioni legate fra loro dalla sintesi della percezione e della coscienza, che appartengono al singolo individuo e che costituiscono la sua esperienza nel mondo.